Buonasera, presentiamo il libro di Alessandro Delle Frate che è qui accanto a me. Buonasera. Il titolo è Come una finisce, questa è la copertina, ed è una raccolta poetica dalla quale si può desumere molto chiaramente il carattere solare, basta guardarla, e l'empatia e la propensione verso l'essere umano dell'autrice, che peraltro non a caso la professione fa la terapeuta, la psicoterapeuta. E quindi chiaramente questa sua anche professione la porta a capire molto bene l'animo umano e quindi a entrare nella psicologia e nella psiche degli altri. E i suoi versi hanno un'altra caratteristica che non sempre è comune nella poesia e che io apprezzo molto, ed è la musicalità. Perché a volte la musica, la poesia è non arida, ma è difficile da leggere, crea delle pause che danno fastidio, che non rendono facile e snella la lettura. Ecco, sono talvolta lirici, però qualche volta sono anche scherzanti, perché c'è anche una moralità nella sua poesia, quindi non è così banale, così basta. E ne sono incisivi proprio a seconda della tematica trattata, poi ne sentirete alcune di poesie, quindi ve ne renderete conto anche voi. E quindi è importante che l'autrice, in questo caso, riesce a esprimere se stessa e a lanciare dei messaggi. Questa è la cosa, secondo me, più importante dello scrittore in generale e chiaramente del poeta in particolare. Risvegli. L'amore è entropico, non può esaurire. Semmai raggela durante le stagioni della vita. Con sorpresa può fondere come ghiaccio indurito dal tempo, sotto un timido raggio di sole, consentendo al corso della vita di tornare a palpitare ancora. Un applauso. Allora, cos'è perché questo sentimento? E che cosa vorresti dire a chi non ne apprezza la valenza, o addirittura in certi casi addirittura non ne nega? Intanto mi sento di dire che sicuramente tutte le poesie che in qualche modo mi caratterizzano parlano di amore, ma non solo di amore. Io scrivo e in qualche modo cerco di dare voce a quelle che sono delle emozioni, quindi sicuramente l'amore è una delle tante emozioni. Ci sono infatti in questo libro, ma anche più in generale nelle mie liriche, emozioni anche molto forti, che possono essere di tipo negativo, c'è l'odio, c'è la sofferenza, c'è l'abbandono. Quindi preferisco pensare e sottolineare il fatto che si dà voce alle emozioni. Infatti io ho iniziato a scrivere proprio con questa finalità, con il desiderio di far parlare in qualche modo le mie emozioni. Non avevo mai preso una penna in mano in vita mia, cioè nel senso, ho sempre scritto, però mi piaceva fermare degli attimi emotivi per me. Poi mi sono resa conto che poteva essere un qualche cosa di più generalizzabile. Un altro elemento molto caratteristico della poesia è la natura. E appare nei titoli fiori, nuvole, mare in tempesta, fili d'erba, raggio di sole, frutti rossi. Quindi la natura anche in questo caso nella sua sfaccettature positive e negative. Ecco, secondo te perché la natura è stata il fiore luce, credo, dell'ispirazione di tutta la poetica da sempre? Beh, sicuramente possiamo dire che la natura ci permette di utilizzare in maniera molto immediata una forte simbolizzazione. Io posso per esempio scrivere di un papavero, descrivere un papavero, ma nel momento in cui dico papavero in qualche modo richiamo semanticamente da un punto di vista dell'immaginario collettivo anche tante caratteristiche, e quindi l'effimero, la precarietà, la delicatezza, l'impalpabilità di un petalo. Quindi in qualche modo la natura si presta. Se io dico marea mi fa pensare un po' alla tumultuosità, quindi all'estensione. Cioè, quindi diciamo che secondo, nella mia modesta opinione, chi ha scritto, chi ha gestito, ha trattato la poetica, ha sempre ritrovato materiale utile, no? E rappresentativo, parlando di natura attraverso la natura, per questo motivo. Io per esempio nelle mie, siccome mi piace molto il linguaggio metaforico, lo utilizzo anche insomma, nel mio lavoro, spesso faccio delle similitudini. Come una fenice. Combatto contro il tempo che non ho, che mi è stato sottratto,
negato, svilito, risvegliata da un oblio di sensi anestetizzati. Riscopro la vita. Con fatica mi rialzo dalle ceneri di un passato vuoto di me, un passato che non ho vissuto, fatto di decisioni mancate, di emozioni opache, di giorni tutti uguali, trasformatisi in mesi e poi in anni. Guardo avanti al tempo che mi resta. Ora mi vedo, mi sento, mi amo! Vivo il tempo che mi resta, entusiasta di poterlo fare.